salutiamo i nostri ospiti, Rosanna Lambertucci. Buonasera. Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori Italia, perché stiamo appunto in questa puntata tutta dedicata all'informazione riguardo l'emergenza appunto coronavirus. Vogliamo anche un po' parlare di tutte quelle che sono le implicazioni che ci sono. Abbiamo, ecco, è arrivata questa vera e propria mazzata anche dal punto di vista economico. Sì, certamente, ma è inevitabile che a questo punto ci sia una ricaduta molto importante per quanto riguarda l'economia nel suo complesso, visto le misure che sono state messe in atto sia a livello internazionale che in Italia. Si pensi, ad esempio, già si dice che a livello internazionale il prodotto interno lordo complessivo scenderà dello 0,1%, a livello generale è elevato. Lo stesso dicasi in Italia, è inevitabile in una situazione come questa, si spaventano i turisti. Ora, no, non voglio da una parte c'è il problema proprio legato al turismo, ma dall'altra c'è anche il problema di tutta una parte d'Italia che in questo momento è ferma. E no? Certamente, con una battuta per dire però che sì, bisogna rigorosamente seguire le indicazioni di chi se ne intende, di chi sa fare il suo mestiere. C'è l'Istituto Superiore della Sanità, c'è l'Organizzazione Mondiale della Salute, ci sono le istituzioni. Per cortesia, non seguite i vari pareri di Trefiletti o che altro. Ma no, bisogna, i pareri, no, io, il suo punto io, di vista, solo seguiamo. No, neanche quello. Seguite semmai alcune cose che dirò rispetto al fatto della spesa e via dicendo. Ma per quanto riguarda questo problema del coronavirus, basta seguire le stupidate che si vedono in rete, eccetera, eccetera. A proposito, è incredibile perché da una parte c'è l'assalto dei supermercati e invece i mercati vivono momenti di grande difficoltà, no? Cosa sì, ne pensi, allora, Rosario? Bisogna dirla subito. Allora, basta accaparrarsi sui prodotti alimentari. Non fate quelle scorte incredibili che abbiamo visto. Questa è la prima cosa negativa, perché togli anche a chi effettivamente ha bisogno di determinati prodotti. Terza cosa, rapidissimamente, terza cosa, cioè produci tensione sui prezzi, quindi aumento speculativo, e ultima, un aumento indiscriminato degli sprechi. Guai a noi fare così. Fra poco poi...